Amici di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuto a questo ennesimo appuntamento dell'intervista con A Cuore Aperto. In studio abbiamo l'assessore Alessandro Norrito, col quale affronteremo argomenti di competenza delle deleghe a lui affidate. In primis parleremo della situazione del cimitero per vedere l'aggiornamento attuale, perché sappiamo che ci sono tante novità. Assessore, benvenuto in trasmissione. Grazie, è un piacere, piacere mio, ma lo sai benissimo, Noi ci Vivi. siamo presi qualche giorno dopo Pasqua di relax in trasmissione e ora siamo tornati pronti a Una nuova battagliare con le stagione. nostre Una nuova interviste, per cui stagione. a te l'arduo compito di ricominciare le interviste su Vivi Mazzara. Alessandro, e allora a che punto è la situazione al cimitero? So che tu hai lavorato tanto, sei stato puntuale, serio e preciso, perché tu in questa trasmissione hai detto quando ci saranno novità, aggiornamenti, io dirò ai nostri cittadini lo stato attuale del cimitero. Perché poi il cimitero branca tante discussioni, no? C'è tanto da parlare perché è la casa di tutti, dove un Esatto, giorno andremo esatto. ad abitare eternamente, dove ci sono i nostri cari, ed è giusto portare rispetto, mantenere pulito il cimitero, offrire i giusti servizi per i cittadini. Cittadini che ovviamente non tutti a volte apprezzano quello che di buono si fa, e cittadini che lamentano molte, diciamo, molti disappunti in merito. Allora, da dove vogliamo iniziare? Allora, l'assessore, facciamo un piccolo replay della prima ospitata qui a Vivi Mazzara. Assessore, quando ti sei insediato e hai ricevuto questa delega, l'assessore Michele Reina ti ha passato le consegne e Esatto. hai iniziato la tua vita burocratica all'interno del cimitero. Una vicenda molto semplice. No, no, scusami la battuta. No, no, ha detto benissimo, tu hai fatto un discorso iniziale che, per centrare, diciamo, il problema servizi cimiteriali, perché come dici tu, la gente poi di questi aggiornamenti è in continua attesa. Perché? Perché la situazione del cimitero è una situazione, come più volte detto, emergenziale ed è la situazione che ho trovato io al mio insediamento, che ricordo è stato il 1° di febbraio, mi sembra, sì, un paio di mesi e mezzo fa. Una situazione di emergenza da diversi punti di vista, perché se noi parliamo di un posto così delicato quale il cimitero, con un'emergenza loculi, proprio mancanza fisica di posti nel quale poter allocare i nostri cari defunti, emergenze anche che hanno avuto, parlando anche di personale all'interno del cimitero, che comunque è una cosa che molti non vedono, perché c'è anche da stabilizzare delle figure all'interno, e l'individuazione di una figura a responsabilità totale, il dottor Ingargiola, diciamo che è una persona che ho trovato, che già conoscevo tra l'altro, e sono stato molto felice di averlo trovato, perché è una persona che sta mettendo veramente tanto impegno, perché c'è bisogno di tanto impegno. Ripeto, parliamo di un posto dove c'è emergenza loculi, emergenza rifiuti, quella diciamo che negli ultimi giorni è venuta fuori e che ha necessariamente causato la necessità di un'ordinanza da parte del sindaco con ordine immediato. Un'ordinanza sindacale con ordine immediato già vuol dire che noi stiamo parlando di un qualcosa che va subito raddrizzato, va raddrizzato il tiro su qualcosa che sicuramente non sta andando per il verso giusto. Per darvi dei dati, noi eravamo con dei autocompattatori bloccati in discarica, e addirittura l'azienda che fornisce il servizio di recupero rifiuti non voleva neanche più venire a prendere rifiuti al cimitero, perché purtroppo, come ho detto anche in altre sedi, viene rovinato sicuramente il senso civico e civile, che a mio modo di vedere sicuramente c'è la maggior parte della città mazzarese. Poi però, purtroppo, per vari motivi, io non voglio dire che chi non differenzia il rifiuto lo fa magari volontariamente, magari presi da una vita frenetica o da quello che può essere, possibilmente butta il rifiuto nel primo cestino che incontra, non differenziando. Quindi ci siamo trovati a dover fare una scelta che comunque non è stata così facile come si pensa. Non è che il sindaco la mattina si
si sveglia e vuole complicare la vita alla gente. E quindi abbiamo dovuto andare verso questa decisione. Adesso non è più possibile entrare all'interno degli ambienti cimiteriali, plastica che comunque adorna i fiori. Si possono utilizzare. E lì possiamo andare nei dettagli, assessore. Questa è un'ordinanza che la gente deve sapere, altrimenti entro sette giorni, come si legge nel vostro comunicato stampa, gli operai del comune interverranno e toglieranno tutti i vasi di plastica che si trovano a terra. Ricordiamo che ci sono i vasi di plastica che vengono messi a terra per rispetto dei defunti che sono in quinta fila o sesta fila, e che la gente, non potendo a volte salire i gradini delle scale alte, è normale che cerca di mettere un fiore lì nel vaso appoggiato al cimitero, al marciapiede. Ora, che succede? Che questi vasi, tutti messi a terra, è chiaro che si dovranno togliere, giusto, esatto, assessore? Esatto. I vasi di plastica, e se ci sono vasi in marmo, vasi in cemento, si parla che di stanno vasi sul marciapiede, sia di plastica che di altro materiale. E ha detto benissimo, noi siamo consapevoli dell'utilizzo di questi vasi. Purtroppo, Piero, anche lì è stata una scelta abbastanza sofferta, perché ci potrebbe stare se noi parlassimo di casi sporadici. Purtroppo però io vi invito a vedere la situazione da questo punto di vista, e purtroppo, dico, non avremmo posto noi attenzione a questa cosa se questa cosa non poteva poi arrecare anche dei problemi. Io dico, ok, magari chi non ha la possibilità magari di salire le scale ha molto più a portata di mano, mettere un fiore in un vaso a terra sicuramente è più comodo, però purtroppo, Piero, succede che tutti questi vasi, e in alcune zone credimi che sono veramente tantissimi, o magari quelli di marmo addirittura, comportano difficoltà anche nella locazione di una scala, perché se uno poi possibilmente invece vuole almeno utilizzare con queste attuali scale moderne, no? Esatto, ma comunque a prescindere, perché noi parliamo di un marciapiede che comunque non è molto grande e comunque c'è necessità di appoggiarsi su questo marciapiede, quindi utilizzare una scala con tutti questi vasi significa spostarli e poi rimetterli. Ma io so che nell'ordinanza questa è la parte, diciamo, che piace meno, perché il discorso della plastica, voi non vuoi, dico, la plastica, se parliamo noi di rifiuti che fanno danni, e parliamo anche a livello globale, sappiamo tutti benissimo, noi che siamo qua, eppure chi ci sta ascoltando, che il rifiuto sta causando un mare di danni al mondo, quindi tutti nel nostro piccolo dobbiamo fare il nostro meglio. L'ordinanza, la parte dell'ordinanza che tratta il discorso dei vasi, ripeto, è una scelta difficile sicuramente. Io fino a oggi ho riragionato su questa cosa insieme al sindaco, anche ai miei colleghi assessori, anche ai dirigenti, al dirigente in questo caso del terzo settore, perché nella mia testa comunque c'è sempre, io sono sempre l'idea che ci potrebbe sempre essere una soluzione alternativa che magari potrebbe dar possibilità di continuare a fare magari quello che si faceva, perché ripeto, non è che era, magari era una questione di comodità, ecco. Però dobbiamo, se troviamo un modo, dobbiamo farlo cercando di innanzitutto non intaccare il decoro del cimitero, perché io ci tengo a questa cosa. Io ho accettato questa delega ai servizi cimiteriali, e noi parliamo di un luogo veramente particolare e delicato, considerando il fatto che parlate con una persona che di principi cristiani e cattolici, diciamo che se ne nutre ogni giorno con consapevolezza e con molta volontà. Quindi io, credetemi, il rispetto che io manifesto verso questo posto è un qualcosa sulla quale io non dormo. Io voglio che questo posto sia pulito, io voglio che questo posto sia ordinato, io voglio che questo posto sia sicuro, perché anche sulla sicurezza ci sarà da lavorarci sul cimitero. Questa è una manifestazione di rispetto al luogo e a tutti i cittadini, perché io sfido chiunque a dire che nessuno di noi ha dei cari defunti nel cimitero. Quindi quando noi parliamo di questi vasi, parliamo anche di un contesto che deve essere più ordinato e più sistemato. Però mi riservo di cercare di trovare una soluzione alternativa, anche perché siamo davanti a un'ordinanza storica che mai si era verificata a Mazara. Cioè, mettiamoci nei panni degli anziani che purtroppo non hanno la forza nemmeno di prendere le attuali scale nuove che avete fatto, assessore, che sono leggere, no? Esatto. E trasportabili. Esatto. Però ci sono anziani che non hanno questa forza e che non possono salire dal proprio defunto alla quarta fila, quinta fila, mettono quel vaso lì vicino nel marciapiede, appunto per evitare queste fatiche e questi rischi di incolumità fisica. Mettiamoci anche dalla parte degli anziani. Hai perfettamente ragione, però come per il discorso dei rifiuti, io ho detto che
permettere di continuare a non differenziare il rifiuto, che parallelamente poi è lo stesso principio secondo me, e magari dopo che il rifiuto non è stato differenziato, farlo noi, cioè svuotandosi secchi e cercando di farlo a mano, significa risolvere il problema, ma significa anche dare assist a una cosa che viene fatta male. Ora, continuare a lasciare questi vasi lì e dare un assist ad una cosa che comunque va fatta male, però ci sono delle necessità che noi riconosciamo. Quindi ti dico, perché non ragionare su un'assistenza magari a quest'anziano che ha bisogno di salire? Perché non ragionare magari sull'allocazione di vasi che possono essere più facilmente Ok, raggiungibili, ma non davanti? assessore, siamo d'accordo. Un'eventuale assistenza agli anziani in loco, ottima idea. Ma e se i vasi in quinta fila hanno i contenitori sia esternamente che internamente pieni di fiori e arriva gente che vuole mettere fiori e lì non c'è più spazio, i fiori se li porta a casa o glieli ritorna al fioraio? Ok, Perché non essendoci vasi a terra. Questa era, diciamo, un'altra mi opzione. fai una domanda spigolosa che apprezzo, però ti rispondo allo stesso modo e ti dico che questo problema potrebbe esserci anche con i vasi a terra, perché anche quelli lì si possono riempire. Possibilmente io arrivo e ci sono sia pieni quelli sopra che quelli a Attenzione, però è terra. pur vero che se riempi un vaso di fiore anche a terra, la gente ne va a comprare un altro. Spesso lo stesso defunto ha due o tre vasi a terra perché magari ha tante Ecco, quindi visite. rischiamo un circolo vizioso che ci porterebbe Esatto. ad avere una schiera di vasi. Quindi è Esatto. giusto quello che dici tu. Ripeto, io sono per trovare delle soluzioni che possono comunque far fare le cose bene e dare comunque servizi, perché le difficoltà, tutti abbiamo parenti che possono magari vivere queste Certo. difficoltà, quindi figuratevi se non, noi non ci immedesimiamo in questa tipologia di cosa. Però ripeto, l'ordinanza per tagliare un pochettino queste metodologie errate, diciamo che era necessaria. Ci riserviamo di riparlarne, di continuare a cercare di capire come migliorarle queste Ecco, per cose. cui intanto c'è un'ordinanza che ha dato tempo entro una settimana a tutti i cittadini mazzarese di andare al cimitero e togliere i vasi di plastica, anche quelli in cemento e in marmo che avete messo a terra, a prospetto del defunto. Numero uno. Numero due, nella stessa ordinanza si parla che non si può entrare più al cimitero con un mazzo di fiori che è avvolto o da carta, o da Non lo plastica, o da posiziono. reti, di addobbi floreali, no? Sì. Approfondiamo questo punto. Perché? Allora, perché? Perché purtroppo il rifiuto non differenziato, se non abbiamo fatto diverse foto che forse sono anche in diversi articoli, il mazzo di fiori con tutta la composizione fatta da plastica, rete, tutto quello che di bello e grazioso è, nessuno sta dicendo che non lo siano, ci mancherebbe. Quando questo mazzo di fiori va tolto, ma ripeto, io non dico che venga fatto volontariamente dal cittadino, quando questo mazzo di fiori va tolto perché si è seccato, andrebbe aperto e messa da una parte la plastica, da una parte il rifiuto organico, comunque fiore secco. Siccome questo non viene fatto, purtroppo questi secchi vanno a finire che hanno troppe cose all'interno. E gli autocompattatori che ricevono questo perché fanno, non fanno altro che prendere questi bidoni grossi di 1100 litri e che li ribaltano, quando arrivano in discarica, ma è una disposizione internazionale forse, non neanche regionale, neanche nazionale. Se noi parliamo di regolamentazioni per quanto riguarda l'inquinamento da rifiuti, parliamo di un problema che tocca tutto il pianeta. Quindi necessariamente bisogna, abbiamo preferito. Non, ripeto, magari facendo una vita frenetica uno toglie il mazzo e lo butta, non permettendo l'ingresso di questa parte, noi diamo un assist invece all'inverso positivo, nel senso che diamo meno possibilità di sbagliare, perché tu comunque puoi buttare il mazzo di fiori con questa carta che comunque deve essere necessariamente biodegradabile e certificata in questo Da un punto senso. di vista ambientale siamo d'accordissimo, assessore, ma è chiaro che a coloro che vendono i fiori, i fiorai, certo, Noi, questa è una batosta economica perché prima non vanno più a guadagnare vero. sulla confezione, numero uno. Numero due, sicuramente voi avrete fatto una riunione con i fiorai per Sì. cercare di spiegare loro questa situazione in maniera tale che chi va a acquistare i fiori già Piero, vengono informati. dici bene ed è stato il nostro pensiero, perché noi comunque ci abbiamo ragionato diversi giorni, però quando è successo che io personalmente ho incontrato una delegazione di esercenti,
stranamente li ringrazio di questo, devo dirti invece che non è successo assolutamente questo, perché io da parte loro ho ricevuto assoluta e totale disponibilità. Figurati che quando io ho parlato con loro ancora non era neanche uscita l'ordinanza e loro mi hanno promesso, ma a titolo personale, senza nessun tipo di interesse, che dall'indomani, anche senza ordinanza, già si sarebbero mossi in tal senso. Quindi io ho veramente apprezzato la loro E come sensibilità. consegnano adesso i fiori, assessore? O senza nulla, cioè con magari tenuti insieme da un Non l'accetto, laccio, sì. sì, da un laccio da raffia chiamata, che comunque è biodegradabile, oppure all'interno di un foglio di carta che comunque è biodegradabile, come se fosse una carta da pane, però diciamo quella è biodegradabile. Ok. E per quanto riguarda i vasi che sono messi esternamente nei vari loculi, no? Questi non saranno toccati, non No, bisogna toglierli, assolutamente è no, giusto? assolutamente no, ci Perfetto. mancherebbe, no, 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 Perfetto. no, no. Ecco, abbiamo parlato di un attimo di regolamentazione, però, caro assessore, lei sa benissimo che è chiaro che i cittadini dovranno sapersi ben comportare, perché è giusto differenziare, perché io ho visto sempre i bidoni con la scritta plastica, carta, secco. Al cimitero ci sono Organico. sempre stati anche organico. E allora la gente magari con l'organico ha pensato: ma qui ci dobbiamo mettere la buccia di banano, la mela marcia, perché in realtà c'è stato un attimo di confusione. Però, come hai detto tu, assessore, poco fa, la gente distratta No, no, involontariamente no, o ma infatti volontariamente nessuno ha mai pensato alla ha malafede. immischiato un No, po' no, la no, no, no. spazzatura Anche per fare ovunque, no? più veloce, ripeto, presi dai nostri 1.000 impegni, possibilmente togli, butti nel Assolutamente, primo che incontri. non Ripeto, vogliamo nessuno. colpevolizzare No, 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 nessuno. quello no, mai, assolutamente, Oh, ci che mancherebbe. succede? Che questi contenitori, insomma, si riempivano spesso. Al comune adesso sta, come dire, l'obbligo maggiore di voi dettate le leggi, voi date le ordinanze, voi dovete controllare bene che l'erba alta non affiora dai tombini, come ha detto qualche lettrice a Vivi Mazzara, che ci sia più pulizia. Anzi, complimenti, assessore, perché in questo periodo il cimitero brilla, lo dobbiamo dire. Se poi c'è un po' di Magari brilla erbette in proprio, più, capita. Brilla no? nel senso che negli ultimi mesi l'abbiamo Diciamo visto in che buone personalmente, condizioni. anche per mia natura, io pongo particolare attenzione a ciò che è pulizia e ordine, come ho detto poco fa, quindi sto cercando di mettere il massimo impegno da questo punto di vista. Alla fine è forse un discorso solo di organizzazione del personale che fa questo lavoro, perché coordinare il personale permette allo stesso personale di rendere al meglio per quello che può dare. Quindi diciamo che da questo punto di vista io personalmente sono abbastanza martellante. Il discorso invece che stavi trattando poco fa e che ti è stato segnalato, come mi è stato segnalato, immaginerai, sul discorso verde da griglie, anzi ci tengo e colgo l'occasione per comunicare che abbiamo già programmato l'attività di diserbo di queste zone, che comunque va fatta in questo periodo. Ci sono determinate fasi per fare esercitivi di interventi. Sì. È un intervento che necessariamente dovrà essere fatto a porte chiuse, dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Abbiamo individuato una data che dovrebbe essere il 22 di aprile, quindi vi do un dato certo, però ci siamo riservati se riusciamo di anticipare questa Ecco, cosa. questo per fare cosa? Ricordiamolo. Per utilizzare il diserbante per il verde che sta uscendo dalle griglie e che è abbastanza visibile, non abbiamo gli occhi tappati, dico, è una cosa che ogni volta che vedo mi viene un magone allo stomaco perché non vedo l'ora venga sistemata. Quindi ripeto, come dici tu, è giusto, noi diamo delle regole, ma per un fine che comunque non è un fine è buono solamente per noi, è un fine per tutti, un posto pulito e decoroso, lo ripeto, non lo è solo per l'assessore, non lo è solo per Piero, ma lo è per chiunque va a trovare un proprio caro e per gli stessi cari che sono all'interno dello stesso posto. Perfetto. Situazione intanto operai lì al cimitero. Come siamo messi, assessore? C'è un numero che basta a coprire le problematiche del cimitero per intervenire in tutto, o ci vogliono ancora più operai al No, cimitero? diciamo che una delle situazioni che ho dovuto affrontare poi dall'inizio è anche, vabbè, l'emergenza personale non c'è solo al cimitero, è un po' dappertutto. Diciamo che vantiamo di persone sicuramente molto qualificate a partire dalla direzione della struttura. A breve potremmo usufruire anche delle unità
comunità percettori di reddito di cittadinanza che ci daranno sicuramente una grandissima mano d'aiuto, dobbiamo coordinarle per tutto quello che ci sarà da fare. Per quanto riguarda invece le attività di serbo, di scerbatura o di interventi da questo punto di vista, in genere ci appoggiamo anche ad aziende che collaborano col comune da diverso tempo, ma ci sono comunque delle gare pubbliche con degli affidamenti che vengono fatti seguendo determinate procedure nelle quali io personalmente non entro e non, perché non mi riguardano personalmente, perché noi diamo indicazioni e direttive su ciò che c'è da fare, poi ci sono i comparti dirigenziali e i settori che si occupano di questo, anche perché oltre a questo, come dicevi tu, già abbiamo parlato di un bel po' di problemi, di problemi ce ne sono di altri, se parliamo di Ma infatti estumulazioni. volevo arrivare anche lì all'estumulazione, perché mi pare che per questo c'è anche un periodo adatto e mi pare che è entro il mese Scade, di aprile o maggggio, esatto, no? è Cioè fino aprile. l'estumulazione si può fare solo in questo periodo e poi Ok. bisogna aspettare il mese di ottobre. Esatto, perché per legge non è possibile, ricordiamoci che tutte queste cose vengono gestite e disciplinate dalla polizia mortuaria, ma anche quello che è stato scritto nell'ordinanza del sindaco Sì. riguardante la plastica, anche lì ci sono dei cenni all'interno del regolamento della polizia mortuaria. Vi do dei dati sulla situazione attuale, così andiamo magari più al sodo. Noi stiamo procedendo con le traslazioni, con le stumulazioni di loculi che hanno concessioni che sono scadute, seguito le pubblicazioni che durano 60 giorni, perché noi comunichiamo al cittadino che la concessione è scaduta, ha 60 giorni di tempo per chiederci di rinnovarla. Se non ci chiedi di rinnovarla, la procedura prevede che c'è una riduzione in una cassettina e la deposizione all'interno dell'ossario comunale. Tutti quelli che non vengono rinnovati diventano di nuovo loculi utilizzabili, seguito degli interventi da un punto di vista edile proprio, perché vengono allargati, vengono sistemati, insomma ci sono delle procedure che vengono seguite dalle aziende che mano a mano fanno questi lavori, e sono più aziende che si vanno alternando, seguendo le varie gare. La situazione odierna per tutta l'individuazione dei loculi che stiamo recuperando, più le strutture che devono essere necessariamente ricostruite, parliamo della zona cimitero vecchio, con i due reparti che sono caduti, e guardando un po' più in là a quello che si potrà fare anche nel cimitero nuovo, ci porterà a una situazione un po' più tranquilla. Noi abbiamo ancora da traslare diverse salme. Quando mi chiedono: ma quante sono esattamente queste salme? Non è così facile rispondere, perché la perdita di dati, causa incendio o incendi vari che ci sono stati in passato, purtroppo sta portando il personale a una continua ricostruzione di ciò che c'era e di cui magari non si ha più traccia. I dati che sono più o meno orientativi, ma più o meno diciamo che sono veritieri, abbastanza veritieri, ci portano a dire che le salme da traslare in totale erano all'incirca 700, tra le 700 e le 800. Già molte sono state fatte. Da qua a fine mese, perché dici bene, fino a fine aprile si possono fare, sempre facendo riferimento alla circolare ministeriale, poi si riprenderà ad ottobre. Ne faremo da qua a fine mese altre 200-250 circa. E riprendendo ottobre, da quello che noi ci siamo prefissati, entro fine anno dovremmo smaltirle quasi del tutto. Questo comporterà che non ci sarà più bisogno di requisire temporaneamente le concessioni di terze persone. Un atto, e l'ho detto e lo ripeto, di coraggio da parte del sindaco, che però ci ha permesso di non vivere situazioni assurde e allucinanti che stanno vivendo altri comuni accanto a noi, dove una barra entra al comune e non sanno dove metterla, la appoggiano lì dove capita. Non so se avete visto voi dei video in giro di città che sono, come dicevo, vicino a noi. Vabbè, prendiamo anche Palermo, no? Palermo. Palermo, Trapani, diciamo, la scelta del sindaco molto coraggiosa. Invece, lui un giorno ha detto: facciamo una cosa, comunque sistemiamoli. Anche se di un'altra persona che possibilmente non ha preso bene questa cosa perché non ha potuto ricevere comunicazione, non ha ricevuto, non ha potuto per diversi motivi ricevere comunicazione, perché figuratevi se non era un nostro piacere comunicarlo e avvisarlo. Certo. E Molta comunque gente infatti ha acquistato i loculi e nel momento in cui è ha preso in andato a concessione, quello non è controllare acquistato. Come? Non è acquistare, perché lì c'è sempre un errore di sembra formula. una concessione di 50 È anni, è una giusto? concessione, sì. Sì, che dura 50 anni. Esatto. Di conseguenza è normale che chi pensa, chi è sicuro di avere pagato la concessione e c'ha il Il loculo loculo occupato non la occupato prende bene. va di passaggio e trova già che è occupato da un altro povero defunto, è chiaro che si Ma allarma, no? è stata la prima cosa che ho chiesto quando mi sono insediato, quando ho fatto il sopralluogo al cimitero, abbiamo fatto il passaggio dei consegni con l'assessore Arena, ho detto: ma scusate, ma
vengono avvisate queste persone, dice no perché non possiamo, non abbiamo i dati. E lì diciamo che ho capito che la mia avventura sarebbe stata un po' difficile, ecco. Però diciamo che prima rientriamo, prima ci scordiamo di Allora, parlare di queste cose. queste situazioni si possono ancora verificare, assessore? Queste situazioni si possono ancora verificare, ma con molta meno frequenza, perché per esempio il reparto numero 13, che già è stato stimolato e che si sta utilizzando adesso per le tumulazioni, e i lavori che partiranno giorno 15 sul reparto 35, ricordo che nel reparto 35 si libereranno 251 loculi, è poi un discorso matematico. In media, anche se sono discorsi magari un po' brutti, però è giusto fare anche dei calcoli in tal senso. Mediamente ci sono defunti nella nostra città, e nell'arco di un anno si parla di circa 500 o qualcosina in meno, speriamo sempre C'è siano una in media di meno. 500 defunti Annui, annui. 400 e qualcosa, quindi noi parliamo di una media mensile di circa 40. Quindi, essendo che noi non possiamo più fare questo tipo di attività a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, possiamo riprenderle a ottobre. Ottobre. Diciamo che l'estimolazione del reparto 35 insieme al 13 ci farà passare la stagione estiva un po' più tranquilla. Questo non significa che non potrebbe risuccedere, ma speriamo di no. Io mi auguro che questi loculi rimangano vuoti Ma lo per speriamo un lungo tutti, caro mio. periodo. Lo A speriamo parte tutti. questo, dunque, nel piano delle opere pubbliche c'era anche il progetto di ricostruire un'ala, con nuovi loculi. A che Esatto. punto è? Parliamo noi, come ti dicevo poco fa, della zona cimitero vecchio, dei vecchi reparti 2 e 6, se non mi ricordo male, che sono crollati. Lì è stata fatta una direttiva apposita. Il dirigente, diciamo, con il quale collaboro tantissimo e con il quale parlo molto di queste cose. Infatti alcuni non mi sopportano quasi più. Diciamo che da quello che noi ci siamo detti, entro la fine dell'anno dovrebbero essere costruiti, perché anche lì poi si va nel tecnico, perché non possono più essere costruiti come quelli che ci sono per le nuove normative antisismiche. Quindi mi spiegavano che vanno costruiti con dei blocchi che devono essere separati fra di loro. Insomma, comunque ripeto, da nostro cronoprogramma penso che entro la fine dell'anno dobbiamo necessariamente riuscirci, anche perché lì dovremmo recuperare all'incirca un 700 loculi, che per noi sono di vitale importanza. E per quanto riguarda la zona, diciamo, che ha la messa in sicurezza, oggi non so più se si può chiamare messa di sicurezza perché è passato tanto tempo, ci sono, delle zone cimiteriali, proprio parliamo del cimitero vecchio. Difficoltà, capisci bene che sono è molto lungo e trovarmene tutte davanti, ripeto, come ti dicevo all'inizio, mi ha fatto un po', però Esatto. diciamo che piano piano ci stiamo organizzando. Problemi strutturali dei reparti sono già stati evidenziati al dirigente. Noi parliamo di problemi strutturali per una questione di tempo, perché una struttura col tempo poi comincia ad essere magari un po' più rovinata. Oltre a questo, col dirigente abbiamo parlato anche di interventi necessari che vanno fatti sui tetti, perché queste Esatto. piante con queste radici possono spaccare le strutture, creare infiltrazioni e tutto quello che ne viene fuori. Quindi diciamo che noi stiamo agendo su tantissimi fronti, è un fronte molto grande, un ventaglio, e non possiamo abbassare la guardia su nessuno di questo fronte, perché come cioè, è facile pure capire che abbiamo parlato fino adesso di tutti i problemi molto delicati, che vanno comunque fronteggiati e tamponati. Purtroppo a me la cosa che dispiace, caro Piero, è che quando Sì. parliamo di Mazzara, ma in generale non per quello che mi compete a livello di delega, parliamo sempre di emergenza. Questa parola è una cosa che, credimi, è Che brutta. dovremmo cancellare. Bravo, perché noi dovremmo ragionare e lavorare nell'ordinario, nella programmazione, che spesso però va correlata a discorsi di bilancio, a discorsi di casse, perché io sono dell'idea che tutti i problemi, poi alla fine, o la maggior parte, anzi, dei problemi, divengono magari da una situazione di casse comunali che non stanno benissimo, perché è così. Un comune che è florido da un punto di vista economico ti permette la disponibilità economica di programmare attività, di non arrivare al problema per poi risolverlo necessariamente, altrimenti ci sono dei danni. Quindi, se parliamo di interventi Certo. strutturali, dico, se si poteva fare prima era pure meglio, ma ripeto, non sto dicendo io che ha sbagliato, che non l'ha fatto prima, capisco che le difficoltà c'erano allora e ci sono ora, Sono quindi sempre figurati. molteplici, sono sempre le stesse difficoltà, Esatto. assessore. Chiunque è stato al suo posto ha riscontrato sempre le stesse problematiche. Uscendo dal cimitero fuori ci troviamo un piccolo boschetto dove tutti ormai mettiamo la macchina.
quando andiamo a fare la visita ai nostri cari. E lì è una zona un po' rocciosa, c'è questo boschetto. Non si può cercare di mettere un pochettino di sabbia, Sgranarlo. cercare, ecco, di Sì. sistemarlo più ordinato a parcheggio, ecco, a parcheggio, che vediamo che ci sono tutte rocce ed è l'unico punto dove si possono mettere tantissime auto. Esatto, specialmente in situazioni non sicuramente odierne, perché la pandemia comporta che magari non ci può essere tanta affluenza all'interno dei luoghi, quindi quando ritorneremo, speriamo Dio presto, a una situazione di normalità, assolutamente è una cosa della quale si sta parlando, che però per un discorso, perché a me piace essere pure abbastanza franco da questo punto di vista, per un discorso di priorità. Noi riconosciamo più prioritario al momento sistemare la situazione loculi, ma ripeto, è un discorso che è già in atto. Approfittiamo di questo periodo in cui non si può necessariamente Certo. essere in tantissimi all'interno sia degli ambienti cimiteriali come di tutti gli altri posti, e quindi abbiamo questo lasso di tempo nel quale poterci ragionare, dare fronte a ciò che è un problema abbastanza grave, e comunque si parlerà di una sistemazione di quell'area. E perché no anche di quella strada, di fronte a quelle attività commerciali, per cercare poi di aiutare le attività, perché loro, come tantissimi altri, stanno vivendo questa difficoltà, quindi perché non aiutarli? Dico, se ci Un altro pensiamo poi. appello che facciamo noi di Vivi Mazzara a coloro che vanno a depositare i fiori utilizzando le scale, no? Molti hanno il vizio, il brutto vizio, magari come dicevi tu, assessore, per la mancanza di tempo, non lo so se questo può essere una giustificazione o meno, che quando vanno a sistemare i fiori con la scala, molti buttano i fiori secchi nei gradini delle scale. Questo è pericoloso per l'incolumità fisica di chi poi prende la scala per andare nell'altro loculo, poi la passa a un'altra persona. Il verde poi si scivola con i Dici rametti. È bene. chiaro, e noi vediamo ogni volta proprio il piano superiore, della scala colmo di rifiuti, di fiori secchi, ed è pericoloso Basta qualche anche. secondo in più, magari un po' più di accortezza. Dobbiamo Esatto. tutti considerare quel posto come se fosse casa nostra. È questo il Ecco, punto. chiudiamo l'argomento cimitero. Assessore, ne abbiamo parlato a 360 gradi in maniera chiara e precisa. Ma ce ne sono di altre cose, ma poi ne Ci parleremo. riserviamo magari di parlare più avanti, Sì, sì, perché sì, sì. so che lei a proposito ha tante tante idee per il cimitero. E Sì. allora, prendiamo un caffè intanto, assessore, Sì, perché vorrei piacere. cambiare argomento. Ecco, ringraziamo Emanuele Campisi alla guida dell'obiettivo del nostro uccello. Allora, assessore, andiamo nel reparto degli animali, no? Purtroppo anche tu c'hai questa No, perché delega. purtroppo? No, 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 no. dico che non hai una sola delega, ma ne hai Io ne tante, ho tre perché tu sei deleghe. servizi Servizi demografici, demografici, servizi servizi cimiteriali e cimiteriali benessere e degli animali. benessere degli animali. Allora andiamo al benessere degli Degli animali. animali. Assessore, ultimamente hai fatto mettere l'allarme proprio al rifugio sanitario, Sì. in contrada affacciata. E Esatto. allora, e sei stato anche criticato perché hai fatto una cosa buona, Non l'ho assessore. fatto, no. No, no, a parte le battute, dico. Ultimamente si sono avverati dei furti all'interno del rifugio sanitario di Mazara, no? E non pochi, E e non non pochi. pochi, però lì c'è il problema: come mai non ci sono le telecamere o se ci sono non funzionano? Perché questo, Piero, con assessore? tutta la modestia di questo mondo, ti dico che a me, da questo punto di vista, fare proclami perché venga sistemato un sistema di allarme all'interno di una struttura del genere non è una cosa che mi interessa. Infatti anche il passaggio mediatico che è stato fatto, che posso condividere o meno, perché, ripeto, poi magari è giusto che venga comunicato, ma io sono dell'idea che non è stato fatto niente di straordinario. Semmai la cosa strana è poco straordinario, del fatto che quando sono arrivato non funzionasse, come non sta funzionando l'impianto di videosorveglianza. Se poi parliamo di una struttura al di là del problema furto di ciò che ci può essere all'interno, perché sono entrati dei malviventi e hanno preso degli oggetti, ma no, io mi riferisco anche alla salvaguardia dell'animale in sé, perché se entra un malintenzionato che vuole fare del male agli animali, dico, Lo può è una cosa fare, lo molto può fare. grave. Quindi ripeto, non faccio proclami, è stato semplicemente fatta una cosa che andava fatta. Purtroppo
Intervenire in questi sensi spesso è correlato anche, come dicevo poco fa, a una questione di bilancio, quindi discorso videosorveglianza, che è un qualcosa che costerà sicuramente un po' di più rispetto all'impianto d'allarme, sistemare il sistema di videosorveglianza perché c'era, ma lì mi sono fatto spiegare la storia che è un po' lunga e non sto qui a raccontarti, dobbiamo risistemarlo, ma lì è un discorso correlato al bilancio che proveremo il prima possibile, anche perché già è stato votato in giunta. E adesso aspettiamo venga elaborato e approvato dal Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che non ci scordiamo, per quanto la gente pensa magari che tutto il comparto degli esponenti politici, al di là che si tratti di maggioranza, di opposizione o di amministrazione che sia, io lo voglio dire a scanso di equivoci, non facendo pubblicità mediatica al sottoscritto perché non è una cosa che mi interessa, faccio sempre una battuta, dico che la mia forza è che non devo fare campagna elettorale perché non mi voglio candidare, quindi dico, parlo di tutti in generale. In generale, stanno lavorando e credetemi che io adesso li vedo e lavorano tutti al di là degli schieramenti o degli screzi che a volte ci possono essere condivisibili o meno, ma io ho detto anche in altre sedi, anche questa cosa, che per quanto riguarda i lavori del Consiglio Comunale, io apprezzo, l'ho detto anche agli attori in questione, quando per esempio anche nell'ultimo Consiglio ho apprezzato tantissimo, grazie vero. Prego, prego. L'attività di consiglieri che possono essere anche di altri schieramenti, ma che si dimostrano costruttivi, perché la critica, io sono dell'idea che la critica è giusto che ci sia, che il fatto che sia costruttiva potrebbe diventare un valore aggiunto per l'amministrazione. Mi dispiace quando si può scadere in discussioni che magari non hanno importanza o sono correlate magari a discorsi così importanti e magari non ci sono motivi se non voglio dire personali, ma magari solo di schieramenti. Ecco, il fatto che io possa essere in disaccordo con te perché tu sei di un altro schieramento rispetto a mio, Ma per me è una cosa che. assessore, il dibattito politico ci sta, il dibattito politico ci vuole in consiglio. È chiaro che l'opposizione deve fare la sua parte, come del resto deve fare la sua parte la maggioranza, che è sempre favorita dai numeri, no? Sì, ma ripeto, noi perché non possiamo fare tesoro di un'osservazione che arriva da un esponente dell'opposizione? O perché non possiamo interloquire? Si sono straniti quando io mi sono insediato per il fatto che comunque io senza difficoltà, e ripeto, non ho riserve in tal senso, io parlo con tutti. Sia con i miei colleghi assessori, col sindaco tutti i giorni, ma anche con i consiglieri di maggioranza e devo ringraziarli perché credimi che ho trovato delle personalità veramente spiccate da certi punti di vista, ma anche dell'impegno, ma anche e non di meno con esponenti dell'opposizione con i quali, a prescindere, io magari con la maggior parte dei quali ho dei rapporti personali, io li reputo, lo dico ad alta voce, tutto. Noi possiamo lamentarci di tante cose, ma possiamo dire a voce alta che noi abbiamo un contesto civico fatto di brave persone. Ripeto, poi la lite, magari per motivi stupidi, è una cosa che condivido di meno, ma che ci può stare, parlando di gioco di ruoli, però questo dobbiamo pure dirlo, in il Consiglio Comunale ci sono delle persone molto valide, senza nessuna distinzione. Assessore, no, prendi il caffè mentre, ecco, ritorni a prendere il caffè in studio da noi. Allora, l'altra volta dicevi, ognuno di noi ha le proprie deleghe, ma nulla esclude che ci confrontiamo con tanti altri argomenti, anche con altri assessori che hanno altre deleghe, no? Uno degli argomenti Posso appoggiare? Sì. che ha colpito un po' tutti ultimamente è la sospensione attuale del punto nascita a Mazara, per cui è chiaro che da un punto di vista umano può dispiacere, ma pare che questa sia una cosa provvisoria, no? Esatto. Per cui abbiamo pubblicato noi di Vivi Mazara il messaggio che aveva mandato il presidente del Consiglio, Vito Gangitano, il quale mostrava preoccupazione in un primo momento e poi ha mostrato un segnale di fiducia perché insomma si è capito che forse si tratta di una cosa provvisoria, almeno dalle dichiarazioni che ha fatto il sindaco Quinci ad altre testate giornalistiche, pare che insomma la situazione sia provvisoria. Noi come stampa ci saremmo aspettati da parte del sindaco Quinci un comunicato stampa che chiarisse meglio la situazione, ciò non è avvenuto e ci saremmo aspettati anche un comunicato stampa dall'ASP Trapani per avere un chiarimento in merito, perché poi abbiamo appreso ancora da altre testate giornalistiche che la pediatria
il reparto nascite di Castelvetrano verrà trasferito tutto a Mazara. Cioè, assessore, c'è un po' di confusione, non si sta capendo niente. Addirittura i partiti di opposizione del Consiglio Comunale di Mazara hanno fatto un documento firmato da tutti, dove asseriscono a questa confusione, no? Fanno riferimento a questa confusione. Allora, Vogliamo fare chiarezza se siamo in grado, assessore? Capisco che la situazione è un po' sì, cercherò particolare. di esporre qual è il mio pensiero in merito, considerando il fatto che ho seguito la vicenda e che personalmente ho parlato col sindaco, perché come dici tu, al di là delle deleghe che ci sono state conferite, noi parliamo poi di tutto ed è una Esatto. cosa bella perché parlare, anche spaziare, diciamo, è una cosa che ci piace fra di noi. La vicenda è, come dici tu, si è parlato, forse è stato un falso allarme. Ecco. Il fatto che il Presidente del Consiglio abbia fatto, ma forse è stato un post, se non ho capito Sì, male io, sì. un post su Facebook, perché ha riscontrato questa difficoltà, che poi alla fine, da quello che ci ha detto il sindaco, è stato un qualcosa correlato alla mera mancanza di unità fisica lavorativa, che quindi ha compromesso l'operatività del settore, e quindi una chiusura. Io non penso si tratti di un forse, perché il sindaco è stato abbastanza chiaro da questo punto di vista. Quindi si è necessariamente dovuto interrompere un servizio per la mancanza fisica di un'unità, di uno o più, insomma, delle unità necessarie per rendere quei servizi, e di comparto tutta l'organizzazione dell'ASP, che coinvolge anche Castelvetrano, perché è stata una situazione che poi abbiamo, io personalmente dico, non parlo degli altri, parlo di me, l'ho ricostruita cercando di fare anche tutte le domande del caso per cercare di capire, perché queste sono argomentazioni che toccano tutti, al di là di posizioni politiche o meno. Quindi devo dire che il sindaco, da questo punto di vista, è stato chiaro: il passaggio del Presidente del Consiglio ha dato un allarme, ma è stato un suo pensiero espresso su un social network, dove magari ha riscontrato questa cosa, l'ha esternata, diciamo, ed è apparsa come una bomba. Dico, se analizziamo tutto quello che è successo in quell'ora sui social, che tento ogni giorno di guardare di meno, da quando faccio l'assessore No, tento però di guardare dico, di meno. il presidente del Consiglio ha detto la verità in quel post, Sì. nel senso che ha detto momentaneamente a Mazara non si può partorire, bisogna andare a Castelvetrano. Cioè, il Momentaneamente, presidente del Consiglio lì non ha sbagliato. no, ma ci Forse c'è mancherebbe. stata una mancanza di, come dire, di trade union tra il presidente del Consiglio, il sindaco, la Però giunta. Piero, Cioè, oppure era meglio non parlare e stare zitti, perché è normale che, chiaro che, insomma, la cosa si sarebbe venuta a sapere, nessuno ne ha parlato, e Piero è chiaro. ripeto, il fatto che poi non c'è stato un chiarimento da parte del sindaco e da parte dell'ASP Trapani ha creato un po' di Però, confusione. Piero, è chiaro quello che dici. Però ti dico io, secondo me bisogna fare un'analisi sui ruoli, perché Vito Rangitano, da Presidente del Consiglio, fa un post dove evidenzia una cosa che ha riscontrato, ma il chiarimento da parte del sindaco non è vero che non c'è stato. Il chiarimento da parte del sindaco c'è stato, e possibilmente ci sarebbe stato, a prescindere da tutti i passaggi che ci sono stati prima, perché ci si è ritrovato con questo problema. Hanno dovuto chiudere, il sindaco prende coscienza di quello che sta succedendo, cerca i confronti che già ha con gli esponenti a livello provinciale, a livello regionale, gli si ricostruisce una situazione, perché già subito la cosa è lì che non ho condiviso e che non mi piace, e lo dirò sempre, lì quello che è successo in quell'ora io non condivido. Perché allora, prima ancora di capire, dimettetevi, andate tutti a casa perché non avete contatti con l'esterno, perché non siete, non andate bene, ma andando anche a volte pure più sul pesante. Il sindaco, è successo quello che è successo, al di là del passaggio del Presidente del Consiglio, convoglia tutte le informazioni che ha, continua a prendere di più nel frattempo, e poi è uscito comunque e ha fatto chiarezza su quello che era successo. Ripeto, parlasi di falso allarme. Se qualcuno dice no, l'amministrazione ha buttato un falso allarme per poi dire che era a posto, io dico, io non penso che si tratti di soggetti No, ma così. il fatto che il sindaco avrà chiarito forse internamente o scrivendo magari nella sua pagina Facebook, ma gli organi di stampa non è che devono andare a controllare solamente i propri post del sindaco. È chiaro che il sindaco
avrebbe dovuto fare un comunicato stampa per tutti i media e chiarire la situazione. Non sarebbe costato nulla, si sarebbe chiarito e allora via. Invece c'è stato questo fatto che il sindaco, ha preferito magari mandare altri tipi di comunicati su altre situazioni, tipo una cosa positiva la dobbiamo dire, domenica mattina, la spiaggia adatta ai bambini, per cui questa bandiera verde, Verde, che è esatto. stata una bella notizia per la città di Mazara del Vallo, anche se in molti non l'hanno capita, però è un segnale positivo che è arrivato per la nostra città. Ripeto, l'importante è che i mazaresi potranno nascere a Mazara e qui si parla addirittura che quelli della Valle del Belice e di Castelvetrano probabilmente in futuro dovranno venire a partorire a Mazara, anche se io reputo che ogni città dovrebbe avere il proprio posto partoriente. Questa è una mia idea personale, per rispetto Lo vorrebbero di tutti, tutte le lo città, vorrebbero tutti quello. assessore. Comunque, Piero, io, e chiudiamo il discorso, se. io capisco quello che tu mi stai dicendo, di cosa è stato molto chiaro, ma ripeto, a me, uscendo fuori da qualsiasi tipo di disamina politica o di posizioni nelle quali io non entro, e la gente lo capirà col tempo perché io l'ho detto all'inizio e continuerò a farlo, io non voglio scendere in disamina politica perché ho fin troppe cose da guardare e da fare. Secondo me, ed è una parentesi che apro e che chiudo, la cosa che mi dispiace anche in questo tipo di contesti è la confusione che, ok, possibilmente si potrebbe anche creare, ma che volutamente alcuni creano. Perfetto, assessore. Allora io prendo la radio, la conosci, no? Parecchio tempo è stata ferma qua. Proviamo a alzare l'antenna. Proviamo a alzare l'antenna. Radio politica, vediamo cosa dice. Vediamo che di solito ci sono le interferenze. Vediamo, assessore. Quanti anni sono sta Ma non lo so, radio? 30 anni, 40 anni, è da museo ormai, vale. Stiamo cercando di renderla più famosa in maniera tale che un giorno la potremmo vendere con tanti soldini. Sente interferenza, sente qualcosa, assessore? Ma forse ho problemi No. all'udito, ma vabbè, non mi risulta che No, sia no, cosa nemmeno. rompe. Che assessore? Incredibile. Non c'è interferenza. Radio Politica non ha preso interferenze in questo periodo. Eppure la radio l'abbiamo lasciata con l'antenna aperta, eh? Niente interferenze con te, Ritengo assessore. fortunato Ma quasi è la che prima volta che accade! È la prima volta che mi accade! ritengo fortunato, Allora, credimi. è stato un piacere stare insieme, veramente. Hai fatto tanta chiarezza in merito alle deleghe che tu hai conseguito nella giunta 15 bis. Noi ti ringraziamo di essere Grazie a venuto voi. in trasmissione, ti auguriamo buon lavoro perché ne hai tanto ancora da affrontare e tanto ne hai già fatto, per cui speriamo di riaverti in studio per raccontarci altri sviluppi che ti porteranno veramente nelle tue deleghe. Grazie ancora, assessore, Grazie a te, appuntamento alla Piero. prossima puntata. Con piacere.